Siamo alla partita di andata di semifinale, ci aspetta una sfida mozzafiato. Ho visto entrambe le squadre scendere in campo con la giusta concentrazione. Scott McBeany è stato scelto per dirigere questo match. L'atmosfera è quella delle grandi occasioni, i tifosi si aspettano molto da questo incontro. Özil. Ora è il Real Madrid che si porta in avanti. La fronte è scivolata. Si fa sotto! Un'occasione sprecata, deve rammaricarsene. Porta palla verso l'area. Palla al compagno. Ecco che tenta il tiro! Modric ha una visione di gioco a 360 gradi. A volte sembra... E solo può andare in palla! Ecco il tiro! Avanza verso l'area. Ottimo passaggio. Si fa largo, prova il tiro! Sbaglia la misura del passaggio. Tenta! La palla è uscita a corner. Il compagno sale a supportarlo. Ha spazio, prova il tiro. Di Maria. E si getta a terra nel tentativo di rubargli palla. Completa il passaggio. Il passaggio trova il compagno smarcato. Tiro improvviso. Ed entra in rete, gol! Ha segnato un gol pazzesco. Il portiere non ha potuto farci niente. Un gran gol propiziato da uno splendido assist. La passa al compagno. È dentro l'aria. Avanza a spazio. Corner, la difesa del Real Madrid si prepara. Ha spazio per tirare. Si libera del difensore. Prova a tirare in porta. E avrebbe dovuto angolare di più il tiro. Analizziamo. Bel passaggio. Sviluppano il gioco. Pericolo, vanta il tiro. Va di testa. E con questa rete si sono fatti raggiungere il risultato di nuovo in bilico. Perfetto il cross. Sì, ha dovuto solo metterci la testa. Bellissimo il tiro, con un pizzico di fortuna la palla è finita in rete.
palla intercettata, gioco di passaggi. L'arbitro manda tutti a prendere un tè caldo, 1-1 alla fine del primo tempo. Secondo tempo che sta per iniziare con il Real Madrid alla partita. Lungo al compagno. Sini, attenzione! E l'assistente dell'arbitro alza la bandierina per segnalare un fuorigioco millimetrico. E ora lo hanno raggiunto i compagni al centro. Tenta di portarli via il pallone. Ottimo controllo. Cerca la rete. E il tiro finisce a lato. Sì, si è trovato. Partita equilibrata che è terminata con un pareggio. Sì, nessuna delle due.